Tutti i bambini sono uguali, anche i 100.000 bambini che hanno la mamma o il papà detenuti. Bambini senza sbarre, ogni giorno, ne accoglie 10.000 nei suoi spazi gialli. Costruiamone di nuovi, per gli altri 90.000. Mercoledì 11 novembre, negli istituti penitenziari di Ascoli, Brescia, Cagliari, Como, Crotone, Lanciano, Livorno, Novara, Perugia, Pescara, Vercelli, Vicenza e Trapani hanno avuto luogo delle partite di calcio tra detenuti con figli contro detenuti senza figli. L'iniziativa è stata promossa dalla Lega di Serie B, che assieme alle società cadette e fino alla 17ª giornata del campionato sostiene Bambini senza sbarre Onlus. L'associazione, da 12 anni, tutela i diritti dei 100.000 bambini con genitori detenuti per promuovere quelli che sono chiamati gli spazi gialli, luoghi di accoglienza all'interno delle carceri. Sostenere progetti come quello di Bambini senza sbarre è lo strumento tramite cui Bisolidale intende comunicare la valenza sociale del calcio, ha dichiarato il presidente della Lega B, Andrea Abodi. A questa iniziativa ha risposto presente il Perugia Calcio del presidente Massimiliano Santopadre, che nella giornata di oggi si è recato presso il complesso penitenziario di Capanne con una delegazione formata dal calciatore Vittorio Parigini, dal direttore generale Mauro Lucarini, dal team manager Simone Rubeca, insieme a Marco Santoboni, ufficio marketing, e Pietro Pallotti, ufficio stampa. Il progetto ha lo scopo di essere un importante sostegno psicopedagogico alla genitorialità in carcere, con un'attenzione particolare ai figli colpiti dall'esperienza di detenzione di uno o entrambi i genitori. La direttrice del complesso penitenziario, la dottoressa Bernardina Di Mario, ha accompagnato la delegazione perugina sul campetto da calcio, dove si è svolta la gara tra detenuti con figli contro detenuti senza figli. Arbitro speciale della contesa, Vittorio Parigini, che ha dato il calcio d'avvio alla gara. Vittorio, oggi un nuovo ruolo perché sei stato l'arbitro di questa partita, il fischio d'inizio, l'emozione per te di essere qui con questi ragazzi qui al carcere di Perugia. Sì, oggi è una giornata diversa dal solito, invece che allenarmi sono qua insieme a questi ragazzi e fa molto piacere. Ho fatto un fischio d'inizio insieme a un mio coetaneo che è di Moncalieri, quindi è stato anche bello fare questo gesto. Il calcio unisce veramente tutti, basta un pallone e un campo verde per mettere da parte i pensieri e divertirsi. Sì, l'importante non è dove farlo, basta che ci sia un pallone, con un campo da calcio e due porte c'è sempre divertimento, anche se c'è un carcere, anche se c'è i ragazzi in giardino a scuola, il calcio è divertimento e sfogo personale alcune volte, quindi sono contento che questi ragazzi si divertano con un campo da calcio e un pallone. Quindi un calcio che unisce, uniti come il gruppo del Perugia. Certo, noi siamo molto uniti, infatti dimostra quello che stiamo facendo da agosto. Domenica abbiamo vinto, una vittoria di gruppo, loro hanno una squadra buona, ci hanno messo in difficoltà infatti, quindi abbiamo avuto anche un grosso portiere Rosati che ha fatto alcuni miracoli, quindi è andata bene, dai. E senti, tu come stai? Io sto abbastanza meglio, sto recuperando, per lunedì dovrei essere a disposizione con la squadra. Soddisfazione anche nelle parole del direttore generale Mauro Lucarini, per un Perugia sempre attento alle dinamiche sociali della città. Sì, ci fa molto piacere di essere presenti perché abbiamo intrapreso questo percorso con la Lega che ci porta a fare esperienze diverse e soprattutto importanti. Oggi devo dire che è una cosa particolare, insomma, ecco, essere qua, tanti sorrisi, ragazzi che hanno voglia di giocare liberamente, soprattutto noi che impariamo qualche cosa di diverso, quindi ben vengano queste iniziative e speriamo ce ne siano più spesso, perché questo è un rapporto fortissimo, è un legame che deve durare sia per la città di Perugia, per il Perugia Calcio e soprattutto per tutte le istituzioni che ci sono qui nella regione. Abbiamo visto Parigini molto coinvolto in questa cosa, quindi insomma un segnale importante non solo per lui ma forse proprio per tutto il mondo Perugia. Sì, non ci dimentichiamo che è un ragazzo di 19-20 anni, quindi vedere un'emozione nel suo volto è importante, anche perché si capiscono i notevoli problemi che sono fuori dal calcio. Torno a ripetere,
fa piacere e ben vengano. Poi ecco, abbiamo scambiato due parole con Vittorio e soprattutto abbiamo visto che ci sono dei bravi calciatori anche qua, quindi per noi potrebbe essere una cosa importante. La direttrice del carcere ha voluto ringraziare in particolar modo la Lega Serie B e il Perugia Calcio per una giornata speciale per tutti i detenuti, che hanno ricevuto in dono una maglia di Parigini da lui autografata. Per Umbria Radio, Paolo Tardio.